Oggi ragazzi, oggi siamo su Gran Cross, ho cominciato a giocarci circa 3 settimane fa, adesso all'incirca, questo grazie a Elde, un saluto che ci ha fatto scoprire questo gioco che ormai ha sostituito Genshin. Ah, è un bel gioco, mi sono visto anche in contemporanea l'anime, quindi è ancora più bello per me. Sì, non porto video da un bel po', ma alla fine perché dobbiamo concentrarci su questa cosa. Allora, non sono bravissimo a giocare, quindi ovviamente non so neanche molte cose ancora. Cioè, ho cominciato da poco, come ho detto, mi sto facendo le missioni, queste qua, le quest secondarie, ecco, se, le quest secondarie. Questo è il mio team, comunque penso siano i personaggi più forti che ho, dopo ve li faccio vedere. Cominciamo a fare una partita a caso, perché effettivamente non so che contenuti si portano su Grand Cross non seguendo nessuno. Io diciamo che gioco più per le giornaliere che per la storia, cioè la storia me la sono seguita effettivamente con l'anime, quindi le animazioni erano tutto il massimo di questo mondo. Non parliamo ovviamente di Demon Slayer, ma va bene così. Cioè, io me sono goduta, ancora lo sto finendo l'anime, sono alla fine della quarta stagione, quindi comunque niente alla fine. Ma comunque è molto, molto bello. Certo, dobbiamo farne altre 3 volte, quindi vabbè, ricontinuiamo. Allora, io ho cominciato quando c'era Mael, o Mael in italiano lo chiamano, però mi dicono dalla regia che la cosa giusta è Mael. Però peccato che non sono riuscito a prenderlo perché effettivamente gli arcangeli ce l'ho, dovrebbe essere quello il suo team. C'ho Elizabeth, c'è questa qua che dovrebbe essere una delle mie più forti dopo Escanor. Penso. Poi chi ho di altro? Non ricordo nemmeno io. Ho in realtà anche. Come si chiama l'altro? Non mi ricordo i nomi. Ludusiel. Sì, ho anche lui che comunque è stato il mio primo SSR. Vorrei portarlo avanti perché ho un rapporto speciale con lui. Mi ci sono affezionato. Robo, è dire. Non so effettivamente come commentare questo gioco perché non l'ho mai portato. Ci gioco ogni giorno. O comunque almeno il login lo faccio perché comunque è carino. Il problema è che non posso scaricarmelo sul telefono. Quindi divento un pochettino meno. Cioè, gli gioco di meno. Ok, ci potrei giocare molto di più. Però essendo la PC devo giocarci qua dentro e non posso farci molto. Se ci fosse da telefono a quest'ora, a voglia se. Se ci giocherei a quest'ora sei anche un po' molto più avanti, perché comunque ne so, quei momenti in cui sei stanco e stai a letto, che fai? Non ci giochi a Grand Cross invece di startene. Oh no, invece di startene tutto il tempo su TikTok. È ovvio che giochi a Grand Cross. Ah, questo team me l'ha consigliato Elde, perché c'è Escanor. Ovviamente Escanor è l'altro Goder, l'ho preso tramite le pull di tipo Benvenuto, dove. Ogni giorno ci facciamo fare una pull gratuita e ogni tot ti facciamo prendere un personaggio. Ho preso questi due a filo Goder. Ho fatto benissimo, meno male che l'ho preso. Perché spacca. Certo, c'era anche Meliodas. È che mi confondo. Io per scherzo lo chiamo anche Melodias, no? Perché all'inizio non ci sapevo fare con i nomi. È il fatto che mi è rimasta sta cosa e quindi non so che cosa. Qual è il nome giusto. C'era nella pull, però. Non l'ho provato tutti i giorni, quindi effettivamente non potevo prenderlo. Sono stato effettivamente un pollo, ma oh, vabbè, non è che ci posso fare molto. Ora mi sto completando questa città, perché alla fine se tu ti fai tutte le missioni secondarie ti danno 30 gemme. Comunque. Oggi è domenica, ci sono le cose tipo scontate. Io so che da domenica ci sono tutti gli eventi. Con la stamina a metà, bellissimo, che comunque non si chiama stamina, ma qua si chiama energia. Ancora missioni, basta! È da mesi che faccio missioni di questa città, basta! Che poi mi ha detto Elde, rompi sempre queste scatole, che poi c'è una missione che ti dà le cose belle, e io mi prendo le cose belle, forza, forza. Ancora missioni. Ah, ecco il padre che vuole il latte. No, un'altra missione! Ma questa città è piena! Ancora? Cioè, è come se non avessi fatto nulla! Ancora! Cioè, non ho fatto nulla io in questo periodo di tempo, ma davvero? Per carità, Dokkan. Non
non c'è molto in questo periodo, quindi in realtà non è che posso portare molti contenuti, ma comunque. Oh! Livello 5, attenzione, posso farmi le nuove quest giornaliere, no, così, una fase libera. E mi danno anche i diamanti. Diamanti bellissimi perché una singola costa 3 e una multi 30. È devastante. E c'è il Pity, quindi molti punti in più rispetto a Dokkan. Comunque, non ho nient'altro da fare, in realtà, cosa c'è qui? Proviamo, vediamo, tendiamo la fortuna. 35, vai su quello d'oro. Vai su quello d'oro! Bravo! 60, dammi 60 punti. Togli Roma. E mi prendo tutto il picnic. Madonna mia. Ecco, sì, gli eroi. Questi sono i personaggi che ho io. Ho trovato oggi lui, che c'aveva un ticket SSR di quello che so dovrebbe essere carino. Non lo so, penso che il più forte sia Escanor. Anche se c'è un Escanor ancora più forte, però, oi, ehi, 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 buono così, no? Ah sì, ma io devo fare ancora delle cose. Negozio oggetti 18. Beh, ti devo dire, mamma mia, a voglia, buonissimo, grazie mille. Spero che questo video esca lunedì, quindi domani per me, oggi per voi. Io spero di tornare con un video a settimana, perché due video non so se riesco, è un po' troppo. Forse due video col vlog esame, col vlog pre-esame, faccio vedere tutti i progressi che ho fatto, che comunque ci starebbe un video a settimana di quel tipo. Vedrò, comunque cercherò di far uscire un video sicuro ogni settimana, ci provo. Ho avuto questa piccola pausa di un bel po' di tempo, adesso controllo in diretta. Esattamente di 20 giorni, per voi 21. Vabbè. Almeno non è un mese, dai, almeno non è un mese. Ci sta questo stacco, in realtà non è vero, però va bene, sicuramente è meglio di un anno e mezzo come l'altra volta. Quindi ci vediamo al prossimo video, spero questa settimana con il vlog pensato, altrimenti la prossima settimana. Beh, a tutti ragazzi, oggi siamo in un nuovissimo